Cerchiamo adesso di capire che cosa è l'oggetto proprio della percezione ed in cosa esso si distingua dall'oggetto della certezza sensibile, cioè del movimento precedente della coscienza. Abbiamo visto che la certezza sensibile credeva di cogliere l'oggetto in tutta la sua ricchezza. Ma poi scopre che questo oggetto non è una singolarità, non è un singolo oggetto, ma è un universale e come tale non è determinato in questo o quel modo, ma è appunto il puro essere o è ciò che si può predicare di ogni oggetto. Hegel dice è il qui. Di molti qui siamo già, per così dire, alla cosa dalle molte proprietà. Il qui di molti qui vuol dire appunto che questo oggetto universale è appunto unico, è qualche cosa che si offre immediatamente alla percezione, ma è al tempo stesso mediato, cioè contiene in sé una molteplicità di caratteristiche che Hegel chiama appunto le proprietà. Dunque siamo passati da un oggetto che era, diciamo così, puramente immediato, un oggetto, quello della certezza sensibile, che non aveva in sé le determinazioni, non aveva in sé il molteplice, ma dice Hegel, questo molteplice semplicemente gli gioca accanto, cioè non è compreso all'interno dell'oggetto, ma gli resta, diciamo così, esteriore. Al contrario, l'oggetto della percezione è sì immediato nel senso che si offre immediatamente appunto alla coscienza percettiva, ma è al tempo stesso mediato in quanto accoglie entro sé il molteplice, cioè le diverse determinazioni che appunto lo caratterizzano come questo oggetto particolare e non come un altro oggetto. Facciamo l'esempio che riporta lo stesso Hegel e che appunto è utile a chiarire quello che stiamo dicendo. L'oggetto della percezione è ad esempio il sale. Il sale, come oggetto sensibile, si offre alla percezione, noi lo vediamo, lo riconosciamo come sale. Cioè lo riconosciamo come una cosa, dunque come un uno. La cosa è una, si offre immediatamente alla percezione, io la distingo da altre cose, il sale non è il pepe, non è l'albero, non è il tavolo, ma in questo suo offrirsi immediato ai sensi, alla percezione, tuttavia questo oggetto, in quanto è un oggetto universale, è anche mediato. È mediato nel senso che si distingue dagli altri oggetti e per distinguersi dagli altri oggetti evidentemente deve contenere in se stesso caratteristiche che appunto fanno sì che esso si distingua dagli altri oggetti. Per esempio, il sale deve avere la caratteristica di essere bianco e di non essere nero, altrimenti non sarebbe il sale. Deve possedere la caratteristica di essere sapido, quindi deve possedere la proprietà della sapidità, altrimenti non potrebbe distinguersi come sale da un altro oggetto che sapido non è. Quindi vedete come queste caratteristiche, che nell'oggetto
della certezza sensibile erano in qualche modo esterne, dice Hegel, gli giocavano accanto. Nell'oggetto della percezione invece sono interne all'oggetto stesso, sono appunto le sue caratteristiche e esistono contemporaneamente, per così dire, all'interno dell'oggetto. Dunque il sale è sale in quanto ha il suo interno le proprietà della sapidità, dell'essere cubico, della bianchezza, del possedere un determinato peso e così via. La differenza dunque tra l'oggetto della certezza sensibile e l'oggetto della percezione, così come sembra di capire dalle parole di Hegel, è appunto che l'oggetto della certezza sensibile ha all'esterno queste proprietà, quindi queste proprietà non lo mediano, per cui l'oggetto della certezza sensibile è puramente immediato, in quanto appunto non accoglie in sé il molteplice, quindi la mediazione. Queste proprietà hanno soltanto un gioco collaterale, ecco un'altra espressione misteriosa di Hegel, che appunto fa il paio con l'altra espressione per cui queste proprietà giocano accanto all'oggetto della certezza sensibile. In questo senso l'oggetto della certezza sensibile non ha in sé alcuna distinzione, potremmo dire appunto che il puro essere che si può predicare di qualunque cosa è il qui che possiamo predicare di qualunque oggetto, è l'ora che possiamo predicare di qualunque istante del tempo, è il questo che parimente possiamo predicare di qualunque oggetto di cui appunto possiamo dire che è questo. L'oggetto della percezione invece, benché anche esso sia, diciamo così, immediato, nel senso che si offre immediatamente alla sensibilità, il sale è qualche cosa che io appunto apprendo con i sensi, qualcosa che posso vedere, che posso toccare. Tuttavia questo oggetto, essendo un universale ed un universale mediato, accoglie in sé anche il molteplice. Quindi è uno e tuttavia è allo stesso tempo anche molteplice, cioè accoglie in sé diverse proprietà. E questo accogliere in sé le diverse proprietà è essenziale alla cosa, perché altrimenti non potrebbe essere quella cosa determinata che è. In altre parole, se il sale non fosse bianco, non avesse forma cubica, non fosse sapido, non avesse quel determinato peso, non potrebbe distinguersi, ad esempio, dal pepe, non potrebbe distinguersi da un'altra cosa determinata. Dunque, adesso dobbiamo vedere come questo oggetto, questo nuovo oggetto della coscienza percettiva, cioè la cosa dalle molte proprietà, questo universale, il quale è al tempo stesso immediato, il sale, e mediato perché accoglie in sé appunto il molteplice delle sue diverse proprietà, dobbiamo vedere, dicevo, come questo oggetto si offra, diciamo così, alla considerazione, al sapere della coscienza percettiva e come appunto queste sue caratteristiche porteranno la coscienza percettiva a sperimentare tutta una serie di contraddizioni che segneranno poi alla fine del percorso il passaggio dalla percezione all'intelletto. Teniamo presente quello che abbiamo già detto nel video precedente, cioè che qui la coscienza della percezione si comporta nei confronti dell'oggetto, di questa cosa dalle molte proprietà,
come se essa fosse l'inessenziale che deve semplicemente assumere l'oggetto senza, diciamo così, senza modificarlo, senza portare sull'oggetto, diciamo così, il proprio sapere, no? La propria interpretazione, diremmo oggi. E tuttavia abbiamo già detto come questa pretesa della coscienza percettiva di poter rispecchiare l'oggetto così come esso è, quindi di poterlo assumere così come esso è in sé, si riveli poi infondata, proprio perché la coscienza percettiva, ammettendo la possibilità dell'errore, ammettendo la possibilità di potersi illudere, ammette al tempo stesso anche la possibilità di rettificare questo suo errore, di correggere, diciamo così, la impressione fallace che essa può avere dell'oggetto, ma ammettendo questa possibilità viene ad ammettere al tempo stesso, come abbiamo già detto nel video precedente, che la verità non è nell'oggetto, o almeno è tanto nell'oggetto quanto è in se stessa, e cioè che lei stessa è il criterio per giudicare se l'oggetto che ha di fronte, se la percezione dell'oggetto che essa possiede sia una percezione vera oppure sia una percezione falsa. Bene, nel prossimo video cercheremo di comprendere come Hegel caratterizza i diversi momenti di cui è costituita la cosa dalle molte proprietà. Vi anticipo che questi momenti sono l'anche, cioè una specie di sostanza indifferenziata, di mezzo, dice Hegel, in cui le diverse proprietà sarebbero compresenti. Poi abbiamo l'uno esclusivo, cioè la cosa che si distingue dalle altre cose, il sale che si distingue dal pepe, no? E che appunto costituisce il momento della negazione di quell'universale mezzo in cui le proprietà sarebbero compresenti tutte insieme, tutte nello stesso luogo, ed infine le proprietà stesse, le quali distinguendosi le une dalle altre costituiscono a loro volta, diciamo così, una sorta di cosa nella cosa. Possiamo anche dire che questi momenti vengono designati da Hegel con la parola cosalità, Dingheit in tedesco. La cosalità, dunque, questo universale mezzo indifferente, che ha l'unica funzione di tenere insieme le molteplici proprietà. Poi abbiamo la cosa, cioè l'uno esclusivo, la ding appunto, la cosa, il sale, che si distingue dalle altre cose, ed infine abbiamo le proprietà, cioè le Eigenschaften, le proprietà, ciò che è proprio di quella determinata cosa. Quindi la bianchezza, la sapidità, la forma cubica, che sono proprie del sale, ma al tempo stesso sono esse stesse degli universali, perché possono, diciamo così, concretizzarsi non soltanto nel sale, ma anche in altre cose. Bene, per oggi ho concluso. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.